Una tematica molto importante, quella dibattuta questa sera. Quali le tematiche affrontate? Allora, inizieremo parlando dell'importanza della sana alimentazione, povera di proteine animali, per quello che riguarda sia la prevenzione che il trattamento di malattie cronico-degenerative, come ad esempio tumori, sclerosi multipla, artrite reumatoide, diabete, obesità, quindi l'importanza di una sana e corretta alimentazione. Si parla sempre di alimentazione, ma forse nel concreto la si prende sotto gamba. È vero. Diciamo che quando una persona viene in studio, l'ultima cosa a cui pensa è la salute. Quindi non si collega spesso il cibo alla salute. Invece, come dicono anche organi di fama internazionale, la dieta è la base proprio per una salute importante. E poi noi siamo la patria della dieta mediterranea, insomma abbiamo tutti i prodotti migliori che ci possano essere. Esattamente. In Italia siamo molto fortunati rispetto ad esempio agli Stati Uniti d'America, dove abbondano i grassi saturi e i prodotti confezionati, bibite gasate. Noi abbiamo la fortuna di avere questo tipo di dieta mediterranea, che è anche un patrimonio proprio dell'umanità, è stata classificata come patrimonio dell'umanità. Per dieta mediterranea spesso si travisa perché si crede che sia ricca di carne, in realtà non è così e quindi bisogna riscoprirla.